Valerio, ci approfondisci un po' il tema della cultura del design che avete in Design Partners? Sì, la cultura del design fa parte un po' del nostro DNA, come accennava prima Maurizio, appartiene al nostro patrimonio di conoscenza ed è uno dei valori che noi, sul quale noi puntiamo di più e nel quale noi crediamo. Crediamo proprio che la cultura del design, per fare questo mestiere bisogna essere dentro questa cultura, appartenere a questa cultura e agire e muoversi dentro questo mondo vuol dire anche favorire lo sviluppo di questa cultura. E infatti prima quando vi abbiamo illustrato le nostre attività, ecco, diciamo che le attività media tipicamente che fanno parte del nostro gruppo sono Tortona, Design Italia e Design Library, sono tre attività che non solo sono a disposizione dei nostri clienti per comunicare se stessi, ma sono dei motori che producono cultura, che favoriscono la promozione del design in Italia e nel mondo. E quindi in questo senso noi siamo addirittura, riteniamo di essere, di contribuire per la nostra piccola parte a promuovere il design e quindi a far parte di questo motore culturale. Quindi questo è un aspetto molto importante. In termini di business, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in grado di dare ai nostri clienti una serie di mettere sul piatto, diciamo, della nostra offerta dei valori che i nostri clienti possono utilizzare. E poi ognuno sceglie di utilizzare come crede, evidentemente. Quali sono questi valori? Possiamo lavorare sulle strategie aziendali perché avendo questo patrimonio di conoscenza possiamo contribuire a dare un posizionamento a tutte quelle aziende che vogliono posizionarsi e comunicare all'interno del mondo del design. Possiamo vendere contenuto perché siamo, e questo è un aspetto molto importante, siamo forse l'unica azienda e società di servizi del settore che ha dentro di sé un nucleo di giornalisti, perché abbiamo una redazione di 8 persone che produce tutti i giorni news sul design e quindi abbiamo un continuo aggiornamento. Siamo un gruppo sempre aggiornato per via di questa realtà e siamo in grado di mettere questa conoscenza a disposizione dei nostri clienti. Anche questo è un patrimonio molto importante che possiamo condividere con i nostri clienti partner. Siamo in grado di portare per mano un'azienda in un progetto, quindi siamo in grado di fare del design management, che vuol dire appunto condurre dall'inizio alla fine un progetto, fin dalla sua strategia iniziale fino alla sua realizzazione e vendita sul mercato. E questo è un altro aspetto significativo. Per fare tutto questo, naturalmente bisogna avere relazioni, quindi la capacità di relazione all'interno di questo mondo è un altro patrimonio che noi possediamo, e naturalmente conoscere il mercato. Insomma, tutte queste cose fanno sì che il nostro valore principale sia proprio quello di essere radicati dentro questo mondo, di essere in grado di produrre cultura e producendo cultura sviluppare business. Grazie. Grazie.